17esima vittoria di fila per il Rimini. A Napoli 17 porta sfortuna, questione di scaramanzia. Il Rimini a Minerbio affronta il Granamica, che tanto amica forse lo è, vedendo che tra andata e ritorno i biancorossi infilano 7 reti ai rossoblù e ne incassano solo una. Se qualcuno pensava che Mastro Nicola avanzasse l'ipotesi di turnover e che il Rimini fosse già in vacanza, viene puntualmente smentito quando l'asse Ciccarevic e Fabbri porta al tiro quest'ultimo, che non inquadra il bersaglio. La risposta del Granamica arriva dall'ex di turno Semprini, tra i migliori della gara, che chiama la presa a Scotti con un tiro cross insidioso. Prosegue la manovra offensiva dei biancorossi, che si rendono pericolosi col duo Fabbri-Ciccarevic, ma l'ex San Marino manca l'appuntamento con i gol. Ci prova ad insidiare la porta avversaria anche Bacchiocchi con un tiro senza pretese. A quarto d'ora la manovra dei Rimini viene premiata. Il solito devastante Guglielmo, migliore acquisto della sessione di mercato per il DS Tavai, in progressione si dimostra devastante. Saluta tutti, metti turbo e serve al centro dall'area di rigore Buonaventura. Per lui un gioco da ragazzi, infilare il pallone nella porta sguarnita. 25esimo centro di stagione in campionato e più 5 sul rivale Girotti. Lo stesso Girotti avrebbe la possibilità di dimezzare le distanze in quanto a gol e torneo e a pareggiare il match, quando la mezz'ora viene atterrato da Brighi dopo essere stato chiuso in sandwich sia dal difensore biancorosso sia da Canesecchi. Calcio di rigore decretato, ammonizione per Brighi e Girotti calcia senza guardare dagli 11 metri, pallone alto. Il primo tempo si chiude con una spettacolare rovesciata di Arlotti a rientro, ma la prodezza viene neutralizzata dal portiere di casa. Nella ripresa l'ex Semprini si mostra una spina costante, il suo tiro termina all'atto, prima che proprio Semprini inventi un cross perfetto per la testa di Girotti, che si avvita bene, ma sulla propria strada trova un super Scotti, parata da fotografare e copertina per lui meritata. Gol sbagliato, gol fatto. Al 59esimo dall'angolo, giù a salta di testa e beffa tutti per il 2-0 e gioia a questo punto meritata anche per il difensore biancorosso tra i migliori in campo in una serata prepasquale. La gioia vorrebbe trovarla anche Righini, che dopo aver servito il compagno ci prova da calcio piazzato, ma non incide. Mentre Fabbri vorrebbe ripetere quanto di buono ha fatto vedere nel primo tempo, ma il suo scavetto si spegne al lato. Entrano nel frattempo Ricchiuti e Valori, e proprio Ricchiuti serve in profondità l'ex Sampierana. Serie di finte, ottima protezione del pallone e Pertugio giusto che buca per la terza volta la porta locale. 3-0 e ritorna gol per Valori, che in una serata scarsamente illuminata, data la poca luce offerta dall'impianto di illuminazione, lui trova la luce giusta che significa gol. Subentra a questo punto l'orgoglio del Granamica, che tenta di arrivare alla rete, ma Semprini ancora una volta pericoloso scheggia la traversa. Più preciso Nanetti, che appena entrato crea scompiglio andando alla battuta senza centrare il bersaglio. Il Granamica però si complica la vita anche da sola con lo svigolone del portiere di casa, sul quale Varoni, come un avvoltoio, cerca di approfittarne, ma in qualche modo Brovarschi chiude in angolo. Ai titoli di coda, Nanetti, dall'altra parte, trova in diagonale vincente, che regala quantomeno una soddisfazione all'amico Granamica, che in una notte poco colorata regala ai tifosi biancorossi e ai giocatori una luna colorata e bellissima quanto la stagione dei Rimini. E pazienza se la luce non c'è, la luna è valso lo spettacolo di una stagione da corniciare che continua a suo di record. Buona Pasqua a tutti.